Vigili del fuoco? Buonasera, mi scusi, sono rotolando da Palazzo Reale. Avremmo bisogno dei pompieri, c'è la sindone che va in fiamme. La sindone? Il Duomo? Il Duomo, sì. Sono entrato all'interno della chiesa e ho notato una scena che in Italia non avevo mai notato. In pratica c'era dietro l'altare una grossa palla di fuoco, sopra l'altare un crocifisso e dal fondo della chiesa questa scena era quasi non verosimile. Era una cosa che io avevo solo visto nei documentari e nei film, quindi sono rimasto un attimino esterrefatto. Dopodiché però subito mi sono ripreso, ho aperto la porta ai colleghi, la porta principale della chiesa, ai colleghi, i quali sono entrati. E abbiamo posizionato gli uomini in modo da raffreddare l'incendio che era sopra l'altare maggiore. E dietro l'altare ho controllato la teca, era fredda, quindi non creava nessun problema. L'incendio era al di là della teca, però a un certo punto per terra ho visto delle grosse pietre. Al che mi sono preoccupato di capire da dove arrivavano. Alzo la testa e vedo che sulla colonna destra, sopra l'altare, la colonna era frantumata. Questi erano segni di cedimento. Quindi chiamo il collega funzionario Gianmarco Mendolagine, gli faccio presente la cosa e con lui cerchiamo di pianificare, di decidere cosa fare, perché l'intervento era pericoloso. Hai subito, io almeno ho avvertito personalmente una sensazione subito di impotenza quasi, nel senso che era un incendio che ormai aveva preso quasi completamente tutta la cupola superiore e si stava estendendo già al Palazzo Reale. Infatti dopo le tre squadre subito intervenute nelle primissime fasi, sono arrivate poi in successione altre 10-20 squadre con mezzi speciali, con autoscale di 50 metri, proprio per cercare di raggiungere altezze, come ben potete immaginare, che non sono raggiungibili con mezzi ordinari. Io con questo mezzo operavo con una lancia chiamata spingarda, che ci permetteva appunto di, muovendoci, di direzionare il getto. Parte sul Duomo quando si poteva, sulla cupola del Duomo, e parte sul tetto del Palazzo Reale, in modo da proteggere anche i colleghi che operavano all'interno. Quindi chiediamo al parroco, il parroco della chiesa, come avevano fatto a chiudere la sindone all'interno della teca. Lui ci dice che avevano usato una chiave speciale, gli chiedo di portarmela. Il parroco ci porta la chiave, io e il collega De Nigri ci mettiamo alle chiavi, e proviamo ad aprire la parete della teca, molto probabilmente non siamo andati con sincronismo e a questo punto la chiave dopo vari giri si blocca, non siamo più riusciti. No, con le chiavi non ce l'abbiamo fatta, non perché ci tremavano le mani, ma perché eravamo in una condizione in cui non era possibile stare nel posto in cui dovevamo agire, perché la chiave dove stavo io era praticamente guardando verso l'alto, eravamo già all'interno della cappella del Guarini e ci cadevano i massi addosso, quindi non potevamo assolutamente operare in quel modo e abbiamo deciso di operare in quell'altro usando la mazza per rompere il vetro. E non è stato neanche tra l'altro un lavoro facile, perché rompere quel tipo di vetro largo al 4 cm blindato è stato un lavoro di diverso tempo che ha impiegato diverse persone. Uno solo per volta va a colpire il vetro, in modo che se dovesse mai capitare qualcosa di disastroso che nessuno vuole, però poteva capitare, a questo punto uno solo di noi ci avrebbe rimesso la vita. Il cardinale Salderini, che era in una parte della chiesa, in un angolo della chiesa, quasi tra i banchi, sembrava quasi che pregasse perché noi facessimo in fretta
a tirare fuori questa simile. Ed è stato uno dei momenti che mi ha convinto di più dell'importanza di questo oggetto. Subito dopo abbiamo consegnato la sindone alla polizia, la quale l'ha portata via. Ed è stato un momento bellissimo, perché all'uscita della chiesa, che vedevo i colleghi che trasportavano questa sindone, abbiamo ricevuto un applauso da quasi 3-4 mila persone che erano all'esterno. E questo, devo essere sincero, deve aver fatto piacere non solo a me, ma a tutti i colleghi che hanno partecipato a questo intervento.